questo calvario molto difficilmente finirà. Noi abbiamo in Regione Lombardia approvato una legge sul consumo di suolo, contro il consumo di suolo, così come aveva spacciata la giunta regionale, la maggioranza che l'ha approvato, ma che in realtà non ha cambiato sostanzialmente nulla, come noi avevamo detto. Questo perché la legge che è stata approvata non va ad agire sui piani e sui PCT in corso, per cui tutto quello che era stato, diciamo così, preventivato come consumo di suolo, come nuove costruzioni, rimarrà e andrà avanti. E andrà avanti appunto con tutti i danni che questo comporta. Per cui purtroppo quello che dobbiamo dire è che con questa legge il consumo di suolo non viene fermato ed è inevitabile, appunto, sono inevitabili i dati che hai citato e che abbiamo visto. Ecco, ma nel bresciano sono tantissimi i capannoni dismessi, perché non recuperare quelli? Esatto, noi appunto una delle proposte che abbiamo fatto in sede di discussione della legge, quando è stata approvata, è stato proprio quello di riqualificare l'esistente prima di consumare un metro quadrato di suolo. Purtroppo questa nostra proposta è stata accettata, ma marginalmente, con piccoli effetti, e non come noi l'avevamo proposta. Per cui questa è stata effettivamente una nostra proposta che la giunta, che la maggioranza non ha accettato, e queste sono le conseguenze. Si preferisce andare a consumare terreno vergine e non sfruttare quello già esistente, riqualificare l'esistente.